Ciao a tutte ragazze, oggi sono qui perché voglio mostrarvi la mia nuova collezione di creazioni che ho realizzato io. Come già vi ho anticipato in un video precedente, quello della mia collezione dei peluche della Thai, ho realizzato con il Fimo le riproduzioni dei peluche della Thai, i Beanie Balls. Oltre ad aver rappresentato questi peluche, ho anche realizzato altri animaletti, sempre sotto forma di animaletti cicciosi. Così ho deciso di far nascere questa collezione, che ho chiamato appunto Anyballs. Sì, è un nome piuttosto scontato, però rende bene l'idea, che in questo momento è composta da 18 animaletti. Però essendo che gli animali ce ne sono a go-go, sicuramente la famigliola aumenterà. Adesso vi faccio vedere ogni singolo ciondolino e man mano vi dirò se sono le rappresentazioni dei peluche oppure no. Allora, parto da questa ranocchia e questa è una creazione che ho inventato io. Poi, sempre di quelle inventate da me, c'è questo pulcino. Prendendo spunto da un peluche della Thai che però non è stato fatto a palla, ho realizzato questa civetta. Sì, lo so, ci vuole un attimo a intuire che è una civetta, ma tanto a fine video vi faccio vedere alcune immagini appunto di questi peluche. Poi c'è, sempre inventati da me, la mucca. Eccola qua, come le vedete, sono cicciosi. Poi, invece, questa è la riproduzione di un peluche della Thai, che è il porcellino. Io lo trovo tenerissimo. Poi ho fatto l'orsacchiotto. Anche questo l'ho fatto a modo mio. Non esiste il peluche. Adesso col sole che batte da questo lato non si vedono benissimo, ma spero si intuiscano. Questo è un panda. E questo invece è una riproduzione dei peluche. Poi un'altra riproduzione dei peluche è questo cagnolino dalmata, fatto così. Di mio invece ho realizzato il gattino, che è tenerissimo secondo me, che è bianco con le parti lilla. Poi ho fatto, sempre a modo mio, questo topolino. Poi c'è questo coniglietto che sembra un pochino assatanato, non so come mai mi è venuto così, però comunque lo trovo, non riesco a farlo vedere bene. Eccolo qua. Dopo intanto vi metto le foto di ogni singolo ciondolino così li vedete meglio. Poi c'è la tartaruga che è la riproduzione di un peluche della Thai, fatta così. Un'altra riproduzione che ve l'ho fatta vedere come anteprima nell'altro video è l'elefante. Poi c'è questo pesciolino arancione che esiste il peluche, io ho solo leggermente cambiato il colore, spero sia fuoco perché non vedo bene. Poi il delfino che purtroppo l'altro giorno mi è caduto, si è staccata la pinna dorsale, devo riattaccarla. Anche questo è la riproduzione di un peluche della Thai. Anche la foca è un'altra riproduzione. E poi l'orca, che la trovo carinissima, mi piace un sacco. Anche questa è una riproduzione. E poi l'ultimo componente della famigliola, che è un'ulteriore riproduzione dei peluche della Thai. E visto che si avvicina Natale, l'ho voluto fare proprio perché l'ho trovato perfetto per il periodo. Eccola qua, la renna. Che è carinissima, mi piace un sacco. Non pensavo mi venisse così bene. Ho avuto un po' di difficoltà a fare le cornine, però alla fine
Mi piace il risultato. Ecco, questi sono tutti i miei. Vediamo se riesco a girare un po' di più l'inquadratura, se non si ribalta tutto, così magari riuscite a vederli un po' più illuminati. Questi sono tutti i miei Anyballs. Come ho detto, ne farò molti altri. E adesso ho deciso di montarli su bracciali e su collane, come ciondolini singoli con magari qualche perlina. E spero vivamente che vi piacciono, io li adoro, le trovo tenerissimi, carinissimi, non vedo l'ora di crearne altri per allargare la famiglia. E niente, questo è quanto, adesso appunto scorreranno le varie immagini. E per quelli che appunto sono alla riproduzione dei peluche, metterò vicino anche la foto che ho preso da internet, preciso, del peluche originale. E niente, questo è quanto, e ora vi saluto e vi lascio alla visione delle immagini. Ciao! See this again. I'm sick and tired of everything. I wonder if this is the end.